Allora, mi inforco gli occhiali come sempre. È giunto il momento. Ne dobbiamo parlare perché, ragazzi, continuano ad uscire indiscrezioni di calciomercato che vogliono Florenzi. Oggi, eventualmente, in una squadra, che non è la Roma, ovviamente. Domani, in un'altra. Stamattina è uscita l'indiscrezione. Florenzi nel mirino del Siviglia. La Lupa chiede 30 milioni e quindi. Voglio esprimervi un mio parere a riguardo, perché stiamo parlando di un romano di Roma e mi riallaccio a quello che ha detto Totti qualche settimana fa, quando disse: vogliono far fuori tutti i romani di Roma dalla Roma. Ciao, non mi ricordo se ho salutato, ma fa troppo caldo. Bella a tutti da me. Siamo tornati con questo nuovo video, ma prima di continuare, vi invito a scaricare OneFootball dal link in descrizione. A mio modo di vedere, è la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio, gratuita sia per iOS e sia per Android. Scaricatela, non ve ne pentirete, ma tanto è gratuita, non vi costa assolutamente nulla. Detto questo, si parlava di Inter qualche settimana fa. Qualche sirena estera qua e là ogni tanto si sente. Fatto sta che Monchi, che ce lo ha avuto ovviamente anche a Roma, gli avrebbe messo gli occhi su. E quindi vorrebbe strapparlo ovviamente alla S Roma. Mi vengono anche in mente le dichiarazioni fatte da Fonseca nella conferenza stampa qualche giorno fa, in cui disse, gli chiesero, mi pare, chi sarà il capitano della Roma. È molto probabile che continui ad esserlo Florenzi, però insomma ha lasciato aperto qualche spiraglio. Io non vorrei che fosse qualche sagnale, arriva Sagnale alla Roma, no, qualche segnale implicito magari, qualche bottarella bottonata lanciata involontariamente o volontariamente in maniera velata ai tifosi per far capire che probabilmente Florenzi non è poi così incedibile. Che Florenzi non è poi così incedibile lo abbiamo capito tutti, perché la Roma sta cercando di fare una rivoluzione totale e completa. E quindi non so alla fine quello che potrà succedere. Transfermarkt, Alessandro Florenzi, magari la sua ultima stagione non è stata delle migliori e dobbiamo ammetterlo, ha fatto sicuramente stagioni migliori alla Roma. È un 28enne, classe 1991, che a marzo compirà quindi 29 anni. E che vedevo di? Sicuramente un giocatore molto duttile, che si è adattato nella sua carriera a fare ruoli anche che non gli competevano, ma che poi sono diventati praticamente i suoi ruoli principali. L'esterno alto che all'occorrenza fa il terzino, ultimamente negli ultimi anni ha sempre fatto il terzino, o anche il centrocampista. Comunque un giocatore sicuramente per me importante per quel che ha fatto alla Roma, non solo perché è romano de Roma, ma anche perché, ragazzi, io sono del parere che i romani de Roma che giocano per la Roma, quando giocano per la Roma ci mettono sicuramente quel qualcosa in più. E sono del parere che certi personaggi, certi calciatori vanno preservati. Bisogna fare del tutto per evitare che la concorrenza provi a portarteli via. Proprio per questo discorso. Poi, se la Roma vuole fare veramente un'opera di dismissione, di togliere tutti i romani di Roma dalla Roma, perché non lo so, ci avranno i loro motivi, non, forse perché sono fastidiosi all'interno dello spogliatoio, sto semplicemente facendo delle supposizioni, non lo posso sapere. E quindi, insomma, vabbè, nessuno più è incedibile in casa Roma. Io non lo cederei mai uno come Alessandro Florenzi, a prescindere che l'anno scorso non ha fatto sicuramente tutto sto granché. Roma disposta comunque ad ascoltare quelle che sono le proposte. Transfermarkt lo valuta 25 milioni. Se veramente, se questa indiscrezione è vera, probabilmente la Roma potrebbe anche accettare di buon grado il trasferimento di Florenzi. Florenzi che sarebbe una plusvalenza piena per la Roma, ragazzi, perché è prodotto del vivaio della Roma. Roma Under 19. Di conseguenza, sono 25-30 milioni che vanno messi a bilancio. Però non bisogna, secondo me, lo ripeto, guardare solo l'aspetto aziendale della società, ma anche guardare in faccia il calciatore e dire: tu cosa puoi dare alla Roma nel futuro? Non vorrei che lo stesso discorso possa essere fatto anche per Pellegrini, anche se, e mi riallaccio ancora una volta al discorso di Totti che stranamente, diciamo, non parlò proprio di Florenzi, parlò solamente di Pellegrini e disse: potrà essere, se non sbaglio, il futuro capitano della Roma, è un bravo ragazzo, c'ha margini di miglioramento importanti. Non so quello poi, le cose che sono successe realmente nello spogliatoio, ovviamente noi non le possiamo sapere, però insomma Totti non so quanto lo fece apposta o meno, fatto sta che parlò dei Pellegrini. Io non vorrei che anche Pellegrini alla fine, visto che è un giocatore che vale un sacco di soldi,
Non lo so, magari potrebbero cedere anche lui e così finiscono i romani di Roma dalla Roma. Mi fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Voi lo cedereste Alessandro Florenzi, romano di Roma, per 25-30 milioni di euro? È una cifra importante, ma vi ricordo che un paio d'anni fa, ragazzi, arrivarono proposte veramente incredibili per il calciatore. Voi mi direte, vabbè, se non lo cedi in quel momento, vediamo un po', mi sa che era 2 anni fa. No, qua non lo dice, vabbè, comunque sia, mi pare che il Barcellona arrivò ad offrire una cosa come 50 milioni di euro, cifre veramente sproporzionate, ma all'epoca la Roma, diciamo che declinò l'offerta anche con forza, ecco. E quindi, boh, sinceramente, gli anni passano anche per lui, e questo c'è da dirlo, ma io lo vorrei tenere a Roma come figura che possa in qualche modo trasmettere la sua romanità proprio alla squadra, proprio a chi non conosce l'ambiente, che magari è appena arrivato, che sa cos'è la Roma, ma non sa come si vive da romani. Poi, non lo so, vabbè. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale. Qualora non lo aveste ancora fatto, vi ricordo di scaricare OneFootball dal link in descrizione, la migliore applicazione per tutto il mondo del calcio. Attivate, mi raccomando, la campanella a fianco al tasto iscriviti, è molto importante perché altrimenti non riceverete tutti i miei nuovi contenuti che pubblico. E seguitemi anche sui miei profili social, Instagram e Telegram, e lascio completamente a voi la parola nei commenti. Voglio sapere cosa ne pensate di Alessandro Florenzi. Lo vorreste alla vostra squadra del cuore? Secondo me, ragazzi, a 28 anni c'ha ancora tanto da dare, e non so perché, ma ho il presentimento che Fonseca potrebbe essere l'allenatore giusto per rilanciarlo ad altissimi livelli. È questo il mio sentore, quindi per quello non vorrei vederlo partire, perché penso che potrebbe dar tanto, e non solo come terzino, ragazzi, anche come esterno alto. Fonseca c'ha un gioco particolarmente offensivo, potrebbe sfruttarlo benissimo. E Florenzi c'ha capacità di inserimento, c'ha dribbling, c'ha cross, c'ha anche un buon tiro, c'ha buone capacità di finalizzazione, ce lo ricordiamo anche col Crotone. E di conseguenza, lo ripeto per l'ultima volta, vorrei che restasse a Roma. Detto questo, io purtroppo non so il presidente della Roma, non so quali sono le loro intenzioni reali. Speriamo che il Siviglia non riesca a portarcelo via. Detto questo, alla prossima con un nuovo video, ragazzi. Ciao!